Siamo col dottor Malamisura, oggi c'è questa presentazione di quello che è il report sull'andamento congiunturale dell'economia calabrese. Ci può dire qual è la situazione? Il primo semestre registriamo una crescita dell'economia dello 0,4%, in rallentamento rispetto all'anno precedente, ma sostanzialmente in linea con il dato nazionale. Dal lato dell'offerta, l'andamento dei settori evidenzia aspetti positivi nel comparto manifatturiero, dove c'è stata una ripresa dei livelli di attività. Mantiene l'andamento ancora positivo nel comparto delle costruzioni, dove diciamo, il venir meno dei lavori nell'edilizia privata per il blocco del superbonus è stato in parte compensato comunque da una buona ripresa, soprattutto nel comparto delle opere pubbliche. Anche i servizi registrano un andamento ancora positivo, anche se con qualche rallentamento e qualche difficoltà nel comparto del commercio. Su questo ha inciso soprattutto l'andamento del reddito delle famiglie. Il reddito delle famiglie è cresciuto, ma ancora non è riuscito a compensare il forte incremento inflattivo registrato nel 2021-22, che ha comportato una forte erosione del potere d'acquisto delle famiglie. Per quanto riguarda l'implementazione del PNRR in Calabria, a che punto siamo? Noi abbiamo esaminato dei dati diciamo, anche in collaborazione con l'Associazione delle Casse Edili e abbiamo registrato che in Calabria si sono avuti bandi, circa 1.500 bandi per il PNRR per opere pubbliche per un valore di circa 1,5 miliardi. Non registriamo ritardi particolari o comunque diversi rispetto a quanto si registra a livello nazionale. Dei bandi che sono stati, per i quali si è avviato i lavori, circa una metà sono stati avviati già i lavori e un 14% sono già giunti a conclusione. Sono delle percentuali comunque in linea rispetto a quanto registriamo a livello nazionale. I dati relativi all'occupazione. L'occupazione cresce ancora, anche se anche quest'anno è cresciuta, e anche se in misura più contenuta rispetto al resto del mezzogiorno. Cresce anche l'occupazione a tempo indeterminato e anche se diciamo, registriamo una lieve riduzione della popolazione in età lavorativa. Grazie.